Cosa facciamo prima di andare a letto? Mettiamo via sto telefono, non ci serve prima di andare a letto, non intossichiamoci la testa a scrollare le bacheche prima di andare a dormire perché non è sano. Prima di andare a letto facciamo un qualcosa che è quello di ripassare la nostra giornata. Come se facessimo un po' di esercizio di stretching finale dopo l'allenamento, no? Aiutiamo la nostra memoria a fare un po' una sorta di esercizio di completamento della nostra giornata e andiamo a ripassare. Ci prendiamo un minuto, due minuti, tanto comunque ci mettiamo poco, a ripassare quello che abbiamo fatto dalla mattina fino alla sera e per gratificarci, perché è importante gratificarci, gratitude is the memory of your heart, si dice, quindi la gratitudine è la memoria del tuo cuore, andiamo a identificare tre cose personali e tre cose professionali di cui siamo contenti. Questo vuol dire gratificarsi e quindi ogni piccolo giorno essere consapevoli del fatto che abbiamo fatto qualcosa e soprattutto nelle giornate magari quelle un po' più caotiche dove la routine si è un po' persa perché ci sono stati degli imprevisti, ci siamo magari anche noi un po' persi, eravamo un po' stanchi e quindi andiamo a letto con l'idea di oggi non ho fatto nulla, non ho concluso niente, è andato tutto male. Se noi ci prendiamo un minuto per riconoscere tre cose personali e tre cose professionali di cui siamo contenti, fidatevi che andiamo a letto con un bel sorriso e questo assolutamente non può che farci super bene.